cosa ci siamo portati per un mese in cammino da mangiare. Allora, premesso che ci siamo portati fornellino con la bombola a gas e pentolino, e la nostra intenzione era risparmiare il più possibile, perché comunque 30 giorni sono tanti in cammino, specialmente in Italia. E allora abbiamo cercato di, appena c'era l'occasione, di fermarci e fare spesa nelle botteghe e nei supermercati lungo il cammino. Cosa c'era nel nostro carrello? Allora, sicuramente cibo di emergenza, nel fondo. Adesso vedremo anche cosa. Cibo fresco da consumare durante la giornata e cibo da poter, utilizzare anche il giorno dopo e tutto, ho detto tutto. E ovviamente abbiamo cercato di non farci mancare nulla tra primo, secondo contorno e dolcetti. La colazione. Allora, sicuramente non ci siamo mai fatti mancare del tè, perché comunque bere qualcosa di caldo la mattina, anche se è estate, è sempre molto gradevole. Allora, poi cioccolata fondente insomma, di qualsiasi marca, tendenzialmente comunque con una percentuale alta di cacao. Biscotti, in questo caso sono quelli che ho adesso a casa, biscotti integrali, ma va bene qualsiasi tipo di biscotto secco. Frutta secca, naturalmente non mi portavo lo schiaccianoci, ma avevo già frutta secca preparata a casa e poi messa nelle bustine da chiudere ermeticamente, come ad esempio questa. Che uso anche per il cioccolato. Poi pane o fette biscottate con la marmellata. Avevamo marmellatine piccole, miele piccolo, nutelline. Questo soltanto a livello figurativo per capire che avevamo anche quella. E chicca della colazione e anche dell'emergenza, chiamiamola così, la crema di riso o comunque la crema dei bambini. E spesso aggiungevamo anche marmellata piuttosto che burro di arachidi per aumentare le calorie e poter poi affrontare la giornata. Ecco, poi pericolo, pacchetto di brioche artigianali che ovviamente si trovano un po' lungo il cammino. Pericolo perché io non le volevo, ma il mio compagno di viaggi non poteva fare a meno e quindi, sapendo di avere un pacco di 10 brioche minimo artigianali nello zaino, sfido chiunque a non mangiarsele tutte. Merenda? Allora, due merende al giorno, ma tarda mattinata e pomeriggio, barrette di qualsiasi tipo, di qualsiasi marca che trovavamo nel supermercato, frutta di stagione, pesche, facciamo finta che questa è una pesca. Allora, poi abbiamo scoperto i fruttini, che sono super super dissetanti, fanno bene. E poi sono leggeri, pesano 100 grammi l'uno, se non ricordo male, e sono comodi in assenza di frutta fresca. E yogurt, questi insomma, normale da mangiare col cucchiaino, o ancora meglio, quelli da bere, insieme a eventuali succhi di frutta, che con l'acqua sono importantissimi per dissetarsi. Quelle imbustate, anche se io non le amo particolarmente, preferisco pane fresco, quindi ogni volta che c'è la possibilità di prendere pane fresco optavo per quello con formaggio, prosciutto, con i salumi insomma che conosciamo tutti. Eventualmente dei crostini, magari dei grissini, taralli tipici del luogo, quello sì. Nel panino sempre verdura, quindi insalata in busta. Perché comunque è comoda, è già lavata e quindi in 2 secondi il panino è pronto. Altrimenti qualche carotina così da addentare, da lavare sotto le fontane, perché no? Ho fatto anche questo. Che si
si mangia per cena? Allora, quello che cerchiamo di non farci mai mancare in cammino, ma sempre anche nelle nostre uscite serali, proteine, carboidrati, un po' di verdura e a maggior ragione andiamo a compensare quello che è mancato durante il giorno. Quindi tonno piuttosto che carne in scatola, fagioli, lenticchie, mais, piselli, a volte siamo riusciti ad avere anche per fortuna della verdura fresca da cucinare e il nostro super purè di patate. Poi quando ci stufavamo dopo un po' di volte del purè, passavamo a tortellini piuttosto che pasta a rapida cottura, magari 3, 4, massimo 5 minuti per far durare il più possibile la bombola del gas. Piuttosto che verdurine in busta. Ecco, questo è un po' il quadro generale. Cibo di emergenza. Adesso vi spiego perché. L'abbiamo visto già prima, ma nel dettaglio vi dico che ci ha salvato moltissime volte, perché durante il cammino molto spesso abbiamo incontrato i supermercati chiusi. Nel centro-sud Italia gli orari dei supermercati e delle botteghe sono diversi rispetto a quelli del nord e chi è della zona sa bene. Quindi cosa abbiamo fatto? Praticamente non ci siamo mai fatti mancare dallo zaino carne in scatola, tonno, purè di patate perché è leggerissimo e comunque con una bustina ci mangiano due persone. Veramente pesa pochissimi grammi, 100 grammi e si gonfia molto, rende molto. Si può preparare sia con l'acqua fredda che con l'acqua scaldata tramite il pentolino e il fornellino e poi all'interno del purè si può aggiungere un po' di tutto. La crema di riso, oltre che per la colazione, ci ha salvato moltissimo, soprattutto l'umore, le energie, la testa, perché innanzitutto anche la crema di riso è leggerissima e ha questa duplice funzione, perché basta aggiungerci del burro di arachidi o della marmellata. Acquisisce moltissime calorie, oltre che fare bene, e quindi, oltre che un pasto per la colazione, si è rivelato un bel toccasana. Ma quale crema di riso!